Beh, ringrazio il signor direttore e tutto il personale per la cordialità dell'accoglienza, ringrazio i detenuti che hanno realizzato queste opere d'arte e anzi mi hanno anche fatto il dono di una di queste composizioni fatte con i francobolli, un segno di delicatezza e di attenzione di cui sono molto grato. Sono veramente compiaciuto di un'impresa, di una attività che, come altre che si fanno in carcere, no? Perché io conosco una mostra fotografica fatta in carcere, conosco delle raccolte di poesie fatte da qui ad Opera, dal laboratorio di scrittura creativa, quindi ho tanti motivi per apprezzare tutto quello che qui si fa in carcere. Ho partecipato una volta a una Via Crucis con le stazioni della Via Crucis preparate da artisti che sono qui in carcere, e così, ecco, tanto per dire che la visione del carcere che si ha frequentando alcune delle sue espressioni forse autorizza a cambiare magari un po' un certo immaginario che magari un po' per inerzia si coltiva. Ora, qui mi pare che il francobollo realizzato e tutto il mondo che ci sta dietro è un modo di rendere omaggio anche alla capacità artistica, no? Quindi l'arte non è una cosa che si realizza soltanto in alcuni ambienti. L'arte è là dove c'è l'artista, quindi anche in carcere c'è l'artista che produce arte ammirevole, così come c'è nello studio artistico ecco, qui per dire l'arte supera un po', ecco, quegli schemi che dice dentro, fuori, detenuto, artista. Ecco, mi pare che inviti a elevarsi a un livello di contemplazione della bellezza e della capacità comunicativa che nobilita, ecco, tutti quelli che si applicano e quelli che la sanno apprezzare. Quindi io ringrazio gli artisti che hanno realizzato questa opera e anche le altre, e quindi questo è un pensiero che mi è venuto sull'arte. E l'altro pensiero mi è venuto sul francobollo, no? Forse io, come tanti, da ragazzo si faceva la raccolta dei francobolli strani che arrivavano, se poi erano stranieri, ecco, erano anche più interessanti. E io a quei tempi lì ho coltivato il gusto dei francobolli come una sorta di esplorazione del mondo, ecco, perché sul francobollo magari c'era un'opera d'arte tipica di un paese, oppure c'era un personaggio famoso in quel paese, oppure c'era la bandiera del paese di provenienza, e quindi ci si costruiva una specie di geografia che era legata proprio al fatto di poter vedere quell'animale tipico di un paese africano o quell'opera d'arte tipica di un paese, che ne so io, del nord Europa, o qualche paesaggio tipico del mondo asiatico, no? Quindi per noi che non avevamo internet e si guardava poco anche la televisione, una piccola raccolta di francobolli era come un piccolo mondo che entrava in casa. Quindi questi due aspetti, l'arte come ciò che ci eleva e ci libera forse anche dai limiti che la vita ci impone, e il francobollo come messaggio che uno Stato lancia in giro per il mondo facendo conoscere qualcosa di sé, ecco, mi sembra che contribuiscano a dare un messaggio di rispetto, di dignità, di custodia di ciò che è buono e di capacità di comunicare che possa, diciamo, rendere più bello il mondo e, come spero, anche più bella la vita dei detenuti, proprio per quell'elevazione spirituale che la cultura, l'arte, la relazione con le persone può aiutare a compiere. Quindi io ringrazio molto
tutte le personalità che sono comparse qui, i cappellani che sempre mi accolgono e che già mi hanno invitato insieme col direttore per qualche celebrazione, magari in tempo di Natale o in tempo di Pasqua, quindi io ritornerò qui un po' più, diciamo, da vescovo, ecco, perché adesso sono qui come un curioso che apprezza quello che si fa e vuole complimentarsi con chi l'ha fatto, e poi forse dovrò andarmene prima di capire tutto, perché devo andare, dov'è che devo andare, a un convegno sulla Cina e sul cristianesimo in Cina, che appunto è un po' un altro modo per raggiungere altri mondi e altre dinamiche di relazione. Quindi io ringrazio molto e...